La volontà di restare e le opportunità che il territorio offre sono state le vere protagoniste della festa che ieri sera a Montesano sulla Marcellana ha raccolto tantissime persone per l'inaugurazione del nuovo centro sportivo Montesano, un'ampia area attrezzata che, come assicurato dai giovani titolari dell'attività Amedeo Matera e Manuel Petrosino, nei prossimi mesi continuerà a crescere per offrire sempre maggiori spazi e servizi al territorio. In particolare Amedeo Matera ha voluto mettere in evidenza, senza nascondere la sua emozione, la gioia di poter avviare un'attività sportiva nella sua terra, dimostrando così a tantissimi giovani che partire non è l'unica alternativa possibile. I sentimenti, l'emozione è tantissime, sono varie, dalla paura alla voglia di lottare, la voglia di vincere, e vorrei dire ai ragazzi della mia età, ai giovani di questo territorio e di ogni territorio, di provare a restare nel vostro territorio, credete nelle vostre radici, perché insieme si può, è possibile restare, è possibile realizzarsi nel posto in cui siete nati. Ho studiato e mi sono laureato una magistrale in economia e management dello sport. Potevo benissimamente, come riprendiamo sempre il punto di prima, andare via, andare a fare il docente, invece ho detto no. Che cosa mi è mancato a me da piccolo? Qual è stata l'occasione che non ho potuto prendere da piccolo? Perché io ho sempre sognato di fare il calciatore, ahimè, un sogno forse più grande di me, chi lo sa. E quindi ho creato un posto, abbiamo creato un posto dove può uscire il talento, si può, lo sport e creatività, si può uscire dalla monotonia. Lo sport è una forma importantissima anche contro lo stress della vita quotidiana. Lo sport è tutto, è vita. In via Terme, intorno alle ore 19, si è tenuto il taglio del nastro e la benedizione affidata a Don Donato Varuzza del nuovo centro sportivo, che in un'ampia area raccoglie diversi servizi. Oltre ad una struttura dedicata alla palestra, sia interna che all'aperto, con la possibilità di seguire programmi di allenamento personalizzati, la struttura è anche dotata di campi sportivi per le attività di tennis, pallavolo, tiro con l'arco, ippica e calcetto. Una struttura attrezzata e capace dunque di soddisfare le esigenze dei giovani e la loro voglia di relax e di sport. La cerimonia di inaugurazione, a cui è seguito un ricco buffet, ha visto la presenza anche del consigliere regionale Tommaso Pellegrino in rappresentanza della regione, grazie ai cui fondi è stato possibile la realizzazione del sogno dei due giovani, e naturalmente del sindaco di Montesano Giuseppe Rinaldi, che ha manifestato tutto il suo apprezzamento per Amedeo e Manuel, che hanno voluto mettersi in gioco nella loro terra. È una pagina indubbiamente significativa del territorio, sia per il rilancio di una struttura comunale tra le più importanti dedicata allo sport, al benessere, al tempo libero, allo svago, che sicuramente sarà di servizio all'intera comunità di Montesano e non solo, ovviamente l'intera comunità del territorio vasto della provincia salernitana, ma poi anche perché è l'esempio concreto di come il pubblico e il privato, e in particolar modo il pubblico, l'amministrazione comunale, gli uffici comunali e dei giovani che hanno voglia, desiderio di investire, possano incontrarsi. I proponenti hanno proposto al Comune di Montesano appunto una finanza di progetto per servizi, hanno fatto le procedure di evidenza pubblica previste per il caso, hanno fatto un progetto credibile, autorevole, che poteva incardinarsi nel rilancio e dare maggiore luce a questa struttura. E allora perché non collaborare? Perché non essere vicino? Perché non creare quelle giuste condizioni affinché, ecco, oggi si rivede questa luce, c'è una riapertura, un rinnovamento e c'è sicuramente un futuro certo di momenti importanti anche in questa struttura.